Ciao a tutte ragazze, oggi vi mostrerò come faccio il massaggio al viso. È rilassante, rassodante ed antirughe. È una tecnica che ho appreso quando frequentavo l'accademia, ma poi ho personalizzato. Il primo step è l'applicazione della vostra crema preferita, idratante. La scaldo fra le mani e vado a portarla dal basso verso l'alto, con la mano opposta, proprio in questo modo. È un massaggio super rilassante che potete fare su voi stesse, appunto come sto facendo io, un automassaggio, o potete farlo alla vostra mamma, al vostro fidanzato, ad una vostra amica e sono certa che lo apprezzeranno. Porto la crema dal basso verso l'alto e questa prima parte, in questa prima fase, appunto vi mostrerò come stendo la crema, i movimenti che faccio e in seguito ci concentreremo su alcune manovre antirughe e rassodanti e che comunque fanno bene a qualsiasi età. Ripeto che questa è la versione del massaggio che personalmente faccio. Ho appreso la tecnica di base mentre frequentavo l'accademia, ma in seguito l'ho personalizzata e volevo farvela vedere. Prendo un altro po' di crema e vado così ai lati del naso e fra le sopracciglia. Questo movimento è super rilassante, soprattutto fra le sopracciglia si accumula tantissima tensione, quindi massaggiare questa zona fa molto molto bene. Ora vado a massaggiare in questo modo il mio contorno occhi e le mie sopracciglia. È un movimento molto molto rilassante, ma anche molto utile perché va a sgonfiare letteralmente il nostro contorno occhi e a rendere lo sguardo più sveglio. Ora vado a massaggiare le mie guance con questo movimento rotatorio verso l'alto. È molto utile perché aiuta a rassodare e a prevenire le rughe, anche quelle nasolabiali. E vado poi a portare il tutto verso il basso, quindi andiamo a scaricare verso il collo dove ci sono i linfonodi. Vado ad applicare la crema sul mio contorno labbra. È molto molto utile massaggiare il contorno labbra perché aiuta a prevenire le rughette che si formano in questa zona che è molto delicata e se avete già le rughe aiuta a rassodare, quindi fa sempre bene a tutte le età. Dopo aver massaggiato il contorno labbra vado a massaggiare anche le stesse labbra con un movimento rotatorio. A questo punto vado a portare la crema sul mento e verso la mia mandibola e anche sotto di essa. Vedete che dreno sempre verso il collo dove vi ho detto ci sono i linfonodi, quindi questo movimento aiuta davvero a sgonfiare i contorni del viso e a rassodarlo. A questo punto vado a massaggiare la fronte con i miei indici e faccio questo movimento a zigzag. È molto molto rilassante e soprattutto è un ottimo massaggio alla fronte preventivo perché previene la formazione delle rughe sulla fronte. Ora vado a massaggiare con lo stesso movimento fra le sopracciglia e un po' sopra di esse. Qui si accumula tantissima tensione, quindi quando siete molto molto stanchi è utilissimo fare questo movimento. Ora vado a prendere fra le mie dita le mie sopracciglia e le porto verso l'esterno. Questo è un movimento super rilassante perché almeno a me qui si accumula tantissima tensione, quindi vado delicatamente a portarle verso l'esterno. Vado di nuovo a massaggiare il naso in questo modo e vado su fra le sopracciglia e sulla fronte, vado sempre a scaricare verso il collo. Di nuovo vado a massaggiare le mie sopracciglia e il mio contorno occhi. Questo movimento l'abbiamo fatto già prima quando applicavamo la crema e lo ripeto anche dopo perché mi aiuta a sgonfiare il contorno occhi
è molto rilassante e le occhiaie in seguito sono meno evidenti. Poi vado a picchiettare il mio contorno occhi delicatamente verso l'esterno, quindi non tiro il contorno occhi ma lo picchietto. Questo è super rilassante e aiuta a sgonfiare davvero, quindi picchiettate delicatamente. Vado di nuovo a massaggiare le mie guance con questo movimento rotatorio verso l'alto, è super rassodante. Vado proprio a sollevare le mie guance con un'azione di lifting quasi, ovviamente non è un miracolo, però fatto con costanza veramente aiuta. Vado poi a massaggiare le mie labbra con questo movimento rotatorio, in seguito il mio mento, e vado qui a portare con la mano opposta tutto verso il basso, quindi passo sotto la mandibola e vado verso il basso, quindi vado a scaricare e a sgonfiare il viso. È una tecnica molto utile se avete il viso gonfio in questa zona, quindi veramente sgonfia i contorni del volto e lo rassoda. Quindi vado con la mano opposta sotto la mandibola e verso il collo, con la mano opposta sotto la mandibola e verso il collo. Ora vado a posizionare le mie mani sulle mie tempie e vado a tracciare questi piccoli 8 che poi diventano sempre più grandi e anche qui si accumula moltissima tensione, quindi alla sera quando tornate magari dopo una lunga giornata di lavoro o al mattino per rilassarvi e ricaricarvi per affrontare la giornata è molto molto utile questo massaggio. Andiamo a tracciare questi 8 applicando una certa pressione, non troppo ovviamente. Però io non sono delicatissima con questo movimento perché mi piace sentirlo, quindi sentire il movimento, ed è uno dei miei preferiti. Ora vado ad esercitare una pressione qui, quindi poggio due dita, esercito una certa pressione che risulta molto rilassante in questa zona, vado leggermente verso il basso e poi mi sposto sulle mie tempie, anche qui esercito una pressione con le mie dita. Potete andare anche verso il basso e vedrete che sarà super rilassante. Come sempre vado a scaricare verso il collo, verso il basso. Procedo ancora con gli 8 sulle mie tempie ed in seguito vado a scaricare verso il collo. Ora vado a picchiettare il mio viso e questo è un movimento rivitalizzante. Vedrete che dopo averlo effettuato il vostro viso sarà un pochino più colorito e avrete comunque un colorito più sano. E ora sono pronta per dormire, spero tanto che questo massaggio vi sia piaciuto, vi abbia rilassato. Io amo farlo prima di andare a dormire, ma potete farlo ovviamente anche al mattino, prima del trucco. Io lo faccio anche sui miei clienti, ovviamente non alla sera. Fatemi sapere se lo proverete, se vi è piaciuto, un bacio, al prossimo video.